Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo speciale TG Brawl Stars Sneak Peek. Andiamo a vedere insieme che cosa ci sarà in questo nuovo aggiornamento, almeno una parte. Andremo a vedere in questo video insieme il remodel di Corvo, il remodel della sua skin, li vedremo anche in gioco. Vedremo come funzionano le pins appunto in gioco, quindi le nuove emoji. E in più andremo a vedere anche i bilanciamenti. Sì, avete capito bene, in questo video c'è tanta bella robina. Ma andiamo avanti ragazzi, arriviamo a 2000 like, condividete del video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag TG Brawl Stars qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino, passate dal nostro Discord pubblico in descrizione e passate il live questa sera su Twitch alle 8:30 che facciamo minigiochi insieme. Andiamo avanti e vediamo le notizie. In questa schermata ragazzi vi ho racchiuso l'animazione del corvo normale e del corvo bianco dopo il remodel. Avete visto adesso l'animazione di discesa del corvo bianco che si appoggia a terra, si alza e fa il pollicione per dire che è tutto ok. In più vi ho messo la schermatina appunto di come si selezionano i pins, le emoji che potremo utilizzare appunto in battaglia per comunicare il nostro stato d'animo sia ai nostri compagni che ai nostri avversari. Giustamente vi ricordo che sono limitate a 4 all'interno della battaglia e in più vi ricordo anche che possono essere utilizzate soltanto le emoji del brawler selezionato, quindi se stiamo utilizzando Corvo potremo utilizzare soltanto le emoji di Corvo ragazzi, mi raccomando. Ma andiamo avanti e adesso ci andiamo a vedere come è stato rimodellato il nuovo Corvo appunto direttamente in gioco. Vai. Ok, ci fa vedere l'attacco di base che tira appunto i 3 pugnali. Perfetto, ci fa vedere come si utilizzano le pins. Come vedete ha utilizzato quella arrabbiata e se vedete in alto a destra si sta ricaricando l'utilizzo della pins. Quindi c'è anche un tempo limite per cui aspettare per poter utilizzare un'altra pins, un'altra emoji. Perfetto, adesso ci fa vedere quando fa la super. Ok, la fa in mezzo ai robottini, perfetto. Ok, adesso sicuramente ci fa vedere di nuovo l'altra pins per farci capire appunto che può essere utilizzata dopo un tot di tempo. Guardate quando jump e quando atterra, i coltelli girano su loro stessi. Molto belli, effettivamente un bel remodel, ci piace. Ok, perfetto, adesso sicuramente utilizzerà l'ultima emoji. Eccola qui. E ci farà vedere un altro jumpino. Guardate bene i coltelli, girano su loro stessi, stupendi. Adesso andiamo a vedere Corvo Bianco in azione sulle nuove ambientazioni. E in più sentiamo anche la nuova musica ragazzi, una nuova musica, prego. Vai. Eccolo che parte, Corvo Bianco dall'alto, stupendo. Sentite la musichetta. Giustamente l'ho messa un pochino più bassa ragazzi perché sennò era troppo forte. Come sempre il volume della musica è sempre molto più forte di quello del gioco. Ok, voglio vedere se utilizza la super, perché sono interessato più che altro a vedere anche la super di Corvo Bianco come è cambiata. Perché giustamente anche lui ci avrà probabilmente le piume diverse con la super. E non abbiamo visto neanche se il gadget è stato toccato, quindi vediamo se qui si fa vedere il gadget. Ok, giustamente questa è una ricercati. Perfetto, abbiamo visto il corvo avversario che è saltato. Vediamo lui se fa la super. Ce la carica. È pronto. Eccolo qua, adesso ce la fa vedere in azione. Bam! E effettivamente le piume sono diverse ragazzi, ci piacciono. Però non girano, sono andate dritte, avete notato? Ok, prova a secco. Ok, molto interessante, ci piace anche l'ambientazione con tutte le strade, i palazzi, delle scatole a giro e in più anche tanti alberelli. E anche i palazzi, alcune hanno le antenne satellitari, parabole. Giustamente possiamo vedere pure le cose intorno, quindi possiamo vedere un simbolo di Brawl Stars fatto a statua. Tanti bei palazzi, macchine che passano sulle strade laterali e anche una cosa che ho scritto Stars, molto interessante. E la pubblicità dei croccantini là, dei cereali, veramente interessante questa cosa, bella l'ambientazione, ci piace. Andiamo a vedere i nerf e i buff nei bilanciamenti di questo nuovo aggiornamento. Partiamo da Gelindo. L'attacco principale di Gelindo ora spara 6 piccoli proiettili, migliorandone la compattezza del danno. Giustamente essendo più piccoli e più su un target, più proiettili colpiranno l'avversario, quindi più danni. Gelindo non subisce più il contraccolpo quando utilizza la sua super e questa è una cosa ottima. La distanza e il contraccolpo della super sui nemici è stata aumentata, quindi oh miseria, quindi tirerà ancora più lontano gli avversari. Veramente un bel buff, non me l'aspettavo. Andiamo da Iris, aumentati i punti vita da 2004 a 2006, quindi un bel buff. I proiettili dell'attacco principale di Iris ora percorre una distanza extra se non raggiunge il bersaglio per migliorare la consistenza del danno, quindi tirerà ancora più lontano se non colpisce il target. Pazzesco. Allora, poi andiamo a vedere il nostro mitico Dynamic. Fidget Spinner ora aumenta anche la velocità di movimento, cioè mentre sta facendo la roteata e tira le bombe, adesso corre anche di più.
Wow! Andiamo avanti, il nostro bellissimo Eugenio diminuiti i punti vita da 3.600 a 3.400, quindi poverino, un piccolo nerf, infatti io ho messo l'immaginine triste. Andiamo avanti, Jackie diminuiti i punti vita da 5.200 a 5.000, quindi un nerf alla vita. Diminuito il boost di motore potenziato da 30 a 20%, quindi andrà più lenta. Aumentate le cariche di motore potenziato da 2 a 3, giustamente avendo diminuito la velocità a cui va gli hanno rimesso una carica. Ok, un po' arrabbiata, ma un nerf che ci stava. Ok, andiamo avanti. Semino, germogli potenziali, ora impiega 5 secondi per caricarsi, ma l'incremento del raggio dell'esplosione viene sempre applicato. E questa è interessante. Diminuito il radio di ricarica della super da 4 a 5 colpi. Wow, interessante, un bel potenziamento e nerf. Ok, diciamo che è più un bilanciamento, quindi proprio giusto come si dice. Andiamo avanti, andiamo al nostro Mr. P. Metallo rinforzato è stata rimpiazzata, quindi sarà proprio levata, con una nuova abilità stellare, porte girevoli. Porte girevoli, la velocità di rigenerazione degli assistenti sconfitti viene ridotta di 3 secondi, quindi verranno rigenerati prima gli assistenti che fate con la torretta. Quindi molto comodo, sinceramente non mi sembra un nerf, anzi un cambiamento molto interessante da provare. Va bene ragazzi, queste erano tutte le informazioni che vi potevo dare in questo sneak peek. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag TGBroStars qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. Passate anche dal nostro Discord pubblico che trovate in descrizione e dalla pagina di Twitch dove saremo in live questa sera alle 8:30 per fare minigiochi insieme a voi. Ci vediamo nel prossimo video.